piacere di essere qui con te su Astrolove, il mio canale dedicato all'astrologia, all'oroscopo giornaliero e alle discipline olistiche. Oggi giornata di domenica, giornata del sole, giornata di massima realizzazione, giornata di gioia, giornata di pienezza, ma una giornata particolarmente importante per i segni di fuoco. Vediamo cosa hanno da raccontarci gli astri per oggi, domenica 8 gennaio 2023. Prima di iniziare, cosa importante, ti ricordo, iscriviti al canale, metti un like sotto questo video e lascia un commento se hai voglia. E entriamo nel vivo, giornata particolarmente intensa per i segni di fuoco, quindi giornata intensa per i nati la prima decada del segno del leone, soprattutto, ancor più considerata anche questa presenza contemporanea, sia per l'ariete che per il leone stesso e anche per il sagittario, di Giove. Quindi enfatizzazione nel tempo libero, desiderio di divertimento, desiderio di trascorrere il tempo in buona compagnia con questa capacità veramente di essere un punto di riferimento per gli altri. Quindi grande focosità, grande intensità, grande svago, grande fascino anche tutto sommato, sicuramente per il leone ma anche per l'ariete e anche per il sagittario. Quest'oggi tuttavia c'è questa energia in un certo qual modo di contrapposizione da parte di Venere. Venere presente nell'acquario che tutto sommato rispetto a questa luna leonina è come se giocasse come all'altalena su queste energie contrapposte, per cui da un lato questo desiderio di apparire, questo desiderio di porsi come punto di riferimento soprattutto per il leone, per i nati della prima decada, e dall'altro lato questa Venere che invita a un'apertura verso quello che è un senso di collettività, di amicizia, di sociale, quindi una sorta di tendenza a specularsi in maniera così di riflesso su quelle che sono le esigenze degli altri. Questo potrebbe essere un momento di tensione, soprattutto per il segno del leone, e tutto sommato questa energia potrebbe risultare anche un po' fastidiosa, sicuramente per il segno del toro e per il segno dello scorpione. Quindi momenti di non perfetto centramento dal punto di vista dell'emotività, delle relazioni, del modo di rapportarsi con gli altri, vissuti in un certo qual modo come anche un limite in un certo qual modo per il proprio modo di essere, sicuramente per il leone, e tutto sommato come obbligo in un certo qual modo, come necessità di far riferimento a quelle che sono le altre esigenze, sia per il toro che per lo scorpione. Quindi una giornata un po' particolare che appunto si svolge con queste energie in campo che riescono a essere così come trattive da due direzioni un po' diametralmente opposte. Sicuramente positiva questa presenza venusiana ancora per il segno della bilancia, per i nati della prima decade e anche per quanto riguarda i nati la prima decade del segno dei gemelli, quindi questa attitudine socializzativa, questa attitudine di apertura verso gli altri che ne risulta più marcata ancora rispetto al consueto. Per quanto riguarda la presenza del sole, si fa sentire in maniera marcata e positiva per i nati la seconda decade ancora del segno del Capricorno, quindi grande tenore energetico con quella prontezza graduale di porsi rispetto alle necessità più concrete, e analogamente anche per i nati la seconda decade del segno del toro e della vergine, quindi una forma generale ben strutturata con una consapevolezza di quelle che sono le proprie energie senza strafare. Viceversa, forma generale ancora leggermente in calo appunto per i nati la seconda decada del segno dell'ariete, un po' limitati nel modo impulsivo e incisivo di porsi, e sicuramente anche per il segno della bilancia, nella misura in cui appunto quell'atteggiamento di così ammorbidimento, di plasmarsi nelle varie esigenze, potrebbe risultare un po' sottotono rispetto al consueto. Anche per quanto riguarda il cancro, questo senso così di rigidità potrebbe farsi sentire appunto sempre per i nati la seconda decade. Anche per quanto riguarda i livelli più mentali, le concentrazioni, sempre positiva questa capacità per il nati la seconda decade del segno del Capricorno, del Vergine e del Toro di impegnarsi in progetti concreti nel privato come in ambito professionale, con questo Mercurio che induce a essere più che mai analitici, più che mai metodici nel modo di
di porsi verso quelli che sono gli elementi di un certo progetto. Chiaramente questi progetti, ancora considerata ancora questa settimana l'andamento di Mercurio arretrante nella volta celeste, possono così subire una sorta di rallentamento e non un evolversi secondo quelle che sono le aspettative. Analogamente, per quanto riguarda la concentrazione e lo sviluppo di certe idee, per i nati la seconda decade del impulsivo e rapido Ariete, per quella modalità molto duttile e così armonizzante mediativa della Bilancia, e per quel modo sensibile di porsi anche a livello mentale della seconda decade del Cancro, questa presenza mercuriale potrebbe risultare ancora leggermente disturbante. Ecco, queste sono un po' le energie planetarie in estrema sintesi come viaggiano nella giornata di oggi, un po' per tutti, ma entriamo nel vivo e vediamo segno per segno qualche dettaglio in più. Iniziamo da te, grintoso Ariete, più che mai nella giornata di oggi, specialmente se appartiene alla prima decade. Questa presenza costante di Giove nel tuo segno va ad aggiungersi all'energia planetaria della Luna, che soprattutto sempre se appartiene alla prima decade, questo oggi si fa sentire nella misura in cui le occasioni di svago, di divertimento, di piacevolezza risultano più che mai importanti, più che mai di rilievo per il tuo umore, per la tua condizione emotiva. Quindi desiderio di ben figurare, desiderio di ben apparire, con anche una sorta di sfida per quanto ti riguarda nel armonizzarti nell'ambito del gruppo di cui fai parte. Quindi quella vena più soggettiva, più solitaria, se vogliamo, anche tutto sommato è come se dovesse confrontarsi in un senso positivo con l'esigenza del gruppo di cui fai parte, considerata appunto questa Venere propizia se appartieni sempre alla prima decade. Quindi entrambe le energie risultano comunque a te favorevoli, però appunto reciprocamente contraddittorie, e quindi c'è questa sfida, ripeto, per mettere a segno determinati risultati, determinati punti che ti stanno a cuore, sempre nella considerazione anche delle esigenze di chi ti è vicino e a cui davvero tieni, sia che si tratti di una persona amica, sia di chi ti vuoi bene. Per te, costante, coerente Toro, giornata nell'insieme un po' altalenante, positiva per quanto riguarda il tuo buon tenore generale, viceversa per quanto riguarda il tuo umore, il tuo ambito relazionale, le energie in campo potrebbero così alterare certi equilibri a cui veramente tieni molto. Questa presenza contemporanea sia della Luna che di Venere, appunto soprattutto se appartiene alla prima decade, è motivo sicuramente di una modalità di porti nei confronti di chi ti è vicino che potrebbe risultare un po' così altisonante, un po' ruvida e poco anche incline a venire incontro alle esigenze altrui. Quindi sia nell'ambito dei rapporti più socievoli, nei momenti di tempo libero, anche nei confronti di chi ti vuole bene, di chi ti ama, certi tuoi atteggiamenti potrebbero risultare un po' troppo esuberanti. Quindi gli astri di oggi ti suggeriscono un po' di modulare certi toni se non vuoi così incorrere in momenti di possibile tensione. Decisamente più equilibrata la situazione se appartiene alla seconda e l'ultima decade, particolarmente la seconda, soprattutto grazie al sole che ti consente di sentirti ben piantato con i piedi a terra, e anche per quanto riguarda certe così modalità progettuali, anche nel tempo libero, certi intenti che ti stanno particolarmente a cuore, senti molto equilibrio in tal senso. Continuiamo con te, frizzante, intelligente Gemelli, che va incontro una giornata decisamente molto positiva, molto interessante, in cui le tue attitudini di socializzazione, di metterti anche in mostra in maniera fascinosa, risultano ancora più enfatizzate rispetto al consueto. Quindi è un'energia planetaria sia della Luna sia di Venere, che risultano, benché reciprocamente contraddittorie, sicuramente a te propizie, riescono così a darti la spinta giusta, la carica giusta per porti nella posizione, nella modalità più simpatica, più gradevole, più anche appariscente possibile. In realtà appunto questa modalità potrebbe così oscillare fra momenti in cui quasi quasi sei, non dico troppo in evidenza, troppo spiccato
piccante rispetto al gruppo, ad altri momenti in cui l'energia del gruppo di cui fai parte, le persone amiche, le persone con cui socializzi, risulta appunto prioritario rispetto a quello che sono i tuoi input personali. Quindi la giornata viaggia un po' oscillando fra questi due contrapposti momenti, anche nei momenti di tempo libero, in cui comunque riesci a ben porti, a ben figurare ancora più rispetto al consueto. Per quanto riguarda soprattutto la vita sentimentale, c'è comunque un'area di briosa novità che non può che farti piacere. Per te sensibile ed emotivo Cancro, giornata tutto sommato decisamente di ripresa, un atteggiamento diverso da parte tua dal punto di vista emotivo potrebbe farsi sentire, specialmente se appartiene alla prima decade. Momenti di tempo libero, momenti di svago, di divertimento ti vedono insolitamente porti e proporti in maniera più esplicita rispetto al consueto. Quindi emotivamente è come se riuscissi una volta tanto a scrollarti di dosso quella tendenza magari un po' più riservata, un po' più pacata, per un po' tuffarti nella mischia in maniera forse non così enfatizzata, ma sicuramente superiore rispetto al tuo standard abituale. Forma generale tutto sommato in ripresa se appartiene alla prima decade, e anche ancora positiva e equilibrata se appartiene all'ultima, viceversa se appartiene alla seconda. Questa presenza del sole potrebbe ancora farti sentire, non dico un po' stanco e stanca, ma sicuramente non con quel tenore energetico a cui ambiresti. Anche per quanto riguarda la concentrazione, sempre momenti così in cui certe modalità di esprimere le tue idee potrebbero risultare un po' così appannate, specialmente se appartieni alla seconda decade, considerata questa costante presenza di Mercurio che riesce un po' a rallentare e a impedire lo sviluppo dei tuoi concetti e pensieri. Continuiamo con te, maestoso e carismatico Leone, giornata veramente al top se non altro per quanto riguarda il tuo umore. Hai comunque da affrontare una sorta di sfida nella giornata di oggi, per cui se da un lato c'è questa carica emotiva decisamente enfatizzata dalla luna presente nel tuo segno, quindi il tuo fascino, la tua ricchezza interiore e esteriore riesce ad essere esternata in maniera ancora più esplicita, anche grazie alla contemporanea presenza decisamente favorevole di Giove, che riesce ancora più a enfatizzare, a dare tono a questa tua modalità così maestosa. Purtuttavia c'è appunto questa contrapposta energia di Venere che nei rapporti così sociali, ma anche nei rapporti più personali con le persone a cui tieni, è come se riuscisse un po' a farti da specchio, a indurti in un certo quel modo a dover obbligatoriamente, quasi una parolaccia per te, considerare anche le esigenze di chi ti è vicino, quindi in un certo qual modo frenare questa enfasi, questa tendenza a voler quasi sopravanzare quelle che sono le esigenze altrui, per invece riconsiderarle e tenerne in debita considerazione prima di esprimerti, prima appunto di accaparrarti tutto lo spazio come spesse volte fai. Per te metodica e razionale Vergine, giornata decisamente positiva, momenti di piacevole svago, momenti di divertimento che riescono veramente a catalizzare la tua attenzione e a vederti anche in un certo qual modo protagonista. Quindi puoi per una volta tanto scrollarti di dosso, soprattutto se appartiene alla prima decade, quell'atteggiamento così impegnato, così magari serioso, per lasciare spazio veramente a momenti molto gradevoli che sei ben lieto e ben lieta di condividere con le persone che ti sono vicine. C'è comunque una buona stabilità per quanto riguarda il tuo tenore generale se appartieni alla seconda decade, con questo sole costantemente favorevole, e anche tutto sommato una tua tendenza nei momenti anche di tempo libero a impegnare la tua mente, le tue energie, i tuoi pensieri per comunque giungere a un punto che sia anche tutto sommato costruttivo per te. Quindi svago sì, ma tutto sommato anche con un senso di istruttività, soprattutto da un punto di vista più mentale, o anche con la possibilità di indirizzare le energie verso una progettualità, magari anche di un hobby, un passatempo, che abbia comunque un riscontro, una parvenza di concretezza e non così fine a se stesso, come magari qualcuno attorno a te ambirebbe di semplicemente lasciar andare.
Continuiamo con te, estetica e creativa bilancia, giornata decisamente di ripresa con queste energie in campo che, benché reciprocamente contraddittorie, fungono comunque da buona spinta per te. Quindi enfatizzato fascino, capacità di cogliere delle opportunità di svago, di divertimento, una tendenza a accettare anche ruoli, posizioni che ti mettono appunto in una sorta di posizione di spicco per quanto riguarda le persone con cui ti relazioni quest'oggi. Contemporaneamente però c'è anche questa presenza non soltanto della Luna propizia, anche di Venere, appunto reciprocamente contraddittoria rispetto alla Luna, che ti induce a tenere in debita considerazione quelle che sono le esigenze, i bisogni, le idee, le prospettive delle persone, magari soprattutto amici o amiche con cui ti relazioni quest'oggi. Quindi questa sorta di ambivalenza, questa sorta di delicato equilibrio fra quello che il tuo modo di porsi, anche molto effervescente, molto presente, molto così anche catalizzante l'attenzione degli altri, è appunto lo spazio che gli altri meritano e necessitano di avere un po' tutto per sé. Forma generale positiva e in ripresa per i nati la prima decade, ancora ottimale per i nati l'ultima, mentre per i nati la seconda, ancora delicata e smorzante il tuo tenore generale questa presenza del sole. Per te strategico e inconscio Scorpione, una giornata che evolve in maniera abbastanza positiva se appartieni alla seconda e all'ultima decade, e viceversa per i nati la prima, soprattutto per quanto riguarda il tuo umore, la tua modalità di relazionarti con le persone che ti sono vicine, non tutto fluisce secondo le tue aspettative e anzi potrebbero emergere possibili incomprensioni e certi tuoi gesti, certe tue modalità, certe tue reazioni potrebbero così risultare un po' fuori misura e non del tutto adeguate. Soprattutto la Luna, se appartiene alla prima decade, appunto potrebbe indurti a avere delle reazioni piuttosto brusche, a prendere delle posizioni abbastanza radicali anche nei confronti di chi ti vuole bene e che appunto vorrebbe avere un dialogo più sereno. Anche la posizione di Venere, sempre se appartiene alla prima decade, continua a risultare un po' disturbante, con una sorta di tendenza da parte tua ad avere una certa così fastidio, una certa contraddittorietà, specie in quegli ambiti così più di socializzazione, nei cui confronti così non ti senti così partecipativo e partecipativa quanto gli altri si aspetterebbero da te. Quindi una giornata di tempo libero in cui tutto sommato non è che ti senta particolarmente a tuo agio nei contesti in cui ti ritrovi coinvolto e coinvolta. Andiamo avanti con te, ottimista e avventuroso, quest'oggi più che mai Sagittario, energie in campo decisamente molto favorevoli, sebbene magari reciprocamente contraddittorie, ti consentono veramente di ben figurare, di avere un entusiasmo ancora superiore rispetto al consueto e anche di avere uno spiccato fascino. Questa Luna propizia, soprattutto se appartiene alla prima decade assieme a Giove, ti danno veramente la carica giusta, l'incisività giusta, un desiderio di metterti in gioco, costi quel che costi, anche nei momenti così più di tempo libero, momenti ludici, riesci comunque ad assumere delle posizioni di assoluto rilievo. Questo in un certo qual modo potrebbe risultare un po' in contraddizione, in antitesi rispetto a questo analogo desiderio, considerata questa presenza di Venere molto favorevole, sempre se appartiene alla prima decade, di dare spazio, di confrontarti su una modalità di parità con le persone amiche, chi ti vuole bene, chi ti è vicino, che risulta più che mai importante nella giornata di oggi. Quindi un delicato equilibrio, una sorta di sfida che oggi ti spetta fra quelle che sono le tue esigenze, i tuoi desideri, questo impulso che quasi quasi ti emerge in maniera profonda e questo senso appunto di giustizia nei confronti delle persone che ti sono vicine, che appunto quest'oggi meritano tutto il loro spazio. Per te pragmatico e concreto Capricorno, ancora una giornata nell'insieme positiva, energie in campo che possono un po' sfuggire la tua attenzione in un certo qual modo, ma che risultano comunque suscitare anche la tua curiosità. Particolarmente la Luna di oggi ti induce a dare ascolto, a prestare attenzione a quelle che possono essere occasioni di svago, di divertimento e di allontanamento da tutti quegli impegni così pressanti che normalmente hai la tendenza ad assumerti, così a collarti
sulle tue spalle. Quindi una giornata di piacevolezza, una giornata di apertura anche verso le persone amiche, considerato questa presenza di Venere che si fa sentire in maniera molto positiva se appartiene alla prima decade, e nel contempo anche dare spazio in un senso, non dico egoistico, a quelle che sono le tue esigenze, anche magari in contrapposizione con queste esigenze del gruppo di persone di cui fai parte. Forma generale ottimale se appartiene alla seconda decade, così come una tua tendenza mentale a essere sempre concentrato e concentrato su certi intenti, anche nei momenti di tempo libero, di svago, è come se ricercassi comunque una sorta di istruttività, un'ottimizzazione dei tempi, senza per forza, in un certo qual modo, ai tuoi occhi, perdere tempo senza ottenere un certo risultato. Proseguiamo con te, frizzante anticonformista Acquario, giornata decisamente interessante per quanto riguarda gli ambiti di socializzazione, le persone amiche che ti circondano e anche le relazioni più intime e personali, che ti vedono più che mai protagonista con questa Venere che enfatizza quel tuo lato più così frizzante, più aperto e più tendenzialmente portato a vivere queste relazioni in una maniera anche non conforme a quelli che sono certi canoni. Quest'oggi tuttavia, sempre se partire nella prima decade, potrebbe farsi sentire in maniera un po' disturbante la presenza della Luna, che in un certo qual modo potrebbe indurti ad avere certi atteggiamenti, a reagire nei confronti di qualcuno che osi affermare determinate cose in maniera abbastanza brusca, in maniera anche irriverente. Quindi qualche momento così di alterazione del tuo umore potrebbe farsi sentire, considerata questa presenza lunare di oggi, ma appunto ci pensa Venere a ripristinare una sorta di buon equilibrio. Buona la forma generale se appartiene alla seconda decade, con questa presenza del Sole che continua a darti un buon tono energetico, una capacità di avere questa energia di riserva per ottenere certi risultati, e anche per quanto riguarda la tua concentrazione, quest'oggi potrebbe essere anche nei momenti di tempo libero un po' più serioso e seriosa. Concludiamo con te, fantasioso e profondo Pesci, che va incontro a una giornata un po' diversa dal consueto, giornata di svago, giornata di passatempo, giornata di tempo libero, in cui c'è una sorta anche per te di sfida fra il tenere in debita considerazione quelle che sono le esigenze delle persone che sono vicine, le persone amiche, le persone a cui più tieni, e una tendenza tutto sommato a, una volta tanto, pensare a te in un senso autoreferenziale, ma tutto sommato anche in senso positivo. Quindi una giornata che scivola in maniera piacevole, piacevole per te, piacevole nella misura in cui riesci ad armonizzarti, come tu normalmente sai fare ancora più, con le persone che ti sono vicine. Per quanto riguarda la tua forma generale, sempre ottimale se appartiene alla seconda decade, con questa presenza del Sole che ti consente di essere maggiormente stabile e anche costante nei tuoi intenti, anche dal punto di vista mentale, considerata la contemporanea presenza di Mercurio, che è come se ti inducesse paradossalmente anche nei momenti di tempo libero, libero di svago, di ottimizzare i tuoi tempi, ottimizzare i tuoi sforzi per magari anche nel quelli che possono essere degli hobby, dei passatempi, ottenere dei piccoli risultati che possono essere appunto all'altezza delle aspettative tue e di chi collabora e ti dà una mano per ottenimento di queste cose. Direi che anche per oggi è tutto, ti ringrazio di essere stato qui con me su Astrolove. Cosa importante, iscriviti al canale, metti un like sotto questo video e, se ti va, lascia pure un commento. Ti do appuntamento come di consueto per l'oroscopo giornaliero, sempre qui sul mio canale, domani mattina alle 7, e se vuoi dare uno sguardo, una panoramica come andrà il tuo 2023, tutti i 12 mesi, ci sono appunto 12 video, uno per ogni segno zodiacale, con le evoluzioni astrali dei vari pianeti analizzate in maniera sintetica appunto per ogni segno. Ti ringrazio ancora e ti auguro che gli astri veglino sui tuoi passi e ti aiutino a percorrere il tuo cammino in consapevolezza. Ciao!